Senti Alessandro, nella partita dove probabilmente, anzi senza probabilmente, non hai dovuto fare il solito Alessandro Plizzari, è arrivata una beffa pesante come il piombo. È un dispiacere perché secondo me abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, anche condizionata dal fatto di un episodio al 94esimo sfortunato, ma secondo me non c'è un atteggiamento, una giocata sbagliata. Secondo me noi abbiamo fatto una gran partita, poi magari giustamente la gente si ricorderà del rigore sbagliato, dell'episodio al 94esimo, ma penso che Edo ha fatto una delle migliori partite che da quando è qua, l'ho visto grintoso come magari non l'ho visto in precedenza, e io gli faccio i miei complimenti perché era difficile nella sua situazione fare una partita di questo tenore. E pure Di Pasquale secondo me ha fatto una partita mostruosa perché non ha fatto prendere palla ai loro attaccanti, che pure erano 2 metri, non ha fatto prendere una palla di testa, quindi io per i miei compagni posso fare solo gli applausi. Ha fatto una disamina condivisibile della partita Alessandro, ti chiedo quanto ci sei rimasto male dei cori che vi hanno fatto i tifosi con alla fine. Il presidente Sebastiani poco fa ha detto sostanzialmente che non ve lo meritavate al termine di quella prestazione. Ma i cori sono giustificati dal fatto che sono 4-5 partite che non portiamo a casa la vittoria, e d'altronde non potevamo aspettarci gli applausi, anche secondo me noi abbiamo fatto una prestazione maiuscola. Purtroppo è stata condizionata da un episodio sfortunato, però se noi siamo questi, e dobbiamo esserlo perché oggi abbiamo dato modo di dimostrare a tutti che noi siamo una squadra forte, vogliosa di portare a casa i punti, e bisogna farlo tutte le partite. E quanto ti è mancato per prendere quella palla di Di Pasquale? È mancato tanto così, io volevo dare una mano al mio compagno e non ci sono riuscito e mi dispiace, però non voglio ricordarmi dell'episodio, voglio ricordarmi di un Pasquale che non giocava da 6 mesi, ha fatto una partita secondo me buonissima.